Ben ritrovati telespettatori a casa e benvenuti a 20.000 giri, la rubrica di Antenna 2 interamente dedicata alla Formula 1. Baku 2017, è successo davvero di tutto. Incidenti, forature, safety car, addirittura la bandiera rossa. Ma sicuramente questo Gran Premio rimarrà nella storia perché segna la chiusura dei complimenti e delle lusinghe tra Hamilton e Vettel. Si può davvero dire che la guerra è aperta tra i due. Allora, sicuramente possiamo dire che il comportamento di Sebastian Vettel andando a colpirlo deliberatamente non è stato dei migliori, ma anche il comportamento di Hamilton, il gioco cosiddetto dell'elastico, frenare e poi accelerare, non è sicuramente corretto, ma a quanto pare giudicato corretto in questo caso. Ne parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti in studio, ma prima di tutto un aggiornamento della classifica costruttori e piloti. Partiamo con la classifica piloti: Vettel 153 punti, Hamilton 139, Bottas 111, Ricciardo 92, Raikkonen 73 e Verstappen 45 punti. La classifica costruttori: la Mercedes 250 punti, Ferrari 226, la Red Bull 137, la Force India 79, la Williams 37 e la Toro Rosso 33 punti. Benissimo, rientriamo in studio e subito a presentare i nostri ospiti. Partiamo con il nostro Cristian Bertasa. Buonasera a tutti. Buonasera e ben rientrato al nostro Cristian. Era qualche puntata che mancava per motivi di lavoro. Bene, 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 grazie. Purtroppo non ero qui con voi a gioire per le vittorie passate della Ferrari. Assolutamente, ma stasera avrai tanto di cui parlare, quindi assolutamente recupererai il tempo perduto, vero Cristian? Qualche puntata che mi lascia solo, e abbandonato. Assolutamente, e il nostro Mario Zucchelli, buonasera, il curatore della trasmissione. Meno e questa male, sera è il discepolo. Meno male che Cristian è tornato, Avevo detto a Mario che tornavo per commentare una vittoria Ferrari, però ci siamo andati vicini ma non ce l'abbiamo fatta. Benissimo, benissimo, vedo che i temi questa sera sono davvero tanti, quindi partiamo subito con te Cristian. Allora, come ho detto in apertura, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, però il tema principale, partiamo assolutamente da questo, è appunto quello che è successo tra Sebastian Vettel e Hamilton. Avanti, i vostri giudizi. Beh, i nostri giudizi, il mio giudizio non può far altro che, ovvio, criticare un attimino il comportamento di Vettel, perché non si fa, insomma. Ha reagito, nel calcio si dice un fallo di reazione, insomma, vengono sempre puniti e in questo caso anche Vettel è caduto un pochino nel tranello che gli ha tirato Hamilton. Anche nella MotoGP l'anno scorso, se ci ricordiamo, tra Marquez e Valentino Rossi è successo bene o male la stessa cosa. Un po' l'andamento di Hamilton dietro la safety car è sempre così, perché io mi ricordo anche negli anni scorsi Hamilton, quando è davanti a pista libera, davanti alla safety car, fa sempre questo gioco dell'elastico, tira e molla, che dietro al gruppo si creano sempre degli scompigli, insomma. E anche questa volta veramente... Cioè, ok, Vettel ha sbagliato, però anche Hamilton gliela proprio tirata grossa. Cioè, all'uscita della curva così, non dico che ha frenato, però ha scalato le marce, perché si vede nettamente dal camera car che è passato la prima marcia, è entrato in curva a 80 all'ora all'incirca e se n'è uscito a 40. Sì, poi va anche detto che, in effetti, adesso questo non è il caso di calcare la mano, siamo tutti... E qui, pur essendo anche tifosi, vorrei dire che in effetti Vettel ha avuto questo gesto di reazione, ha sbagliato, è stato punito, quant'altro, però diciamo, vorrei dire che il signor Hamilton è recidivo con questi comportamenti. Cina 2015... Benissimo, ci interrompono un attimo dalla regia, abbiamo una sorpresa per tutti i nostri telespettatori a casa, abbiamo in collegamento telefonico giornalista Mediaset Claudia Peroni, buonasera! Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, voi. Grazie buonasera. Per essere qui con noi, siamo davvero lusingati di avere la sua presenza qui. No, un piacere. Grazie, ci dispiace, le ruberemo qualche minuto, volevamo appunto farle qualche domanda, abbiamo il nostro Cristian che è subito pronto per lei. Sì, ciao Claudia, grazie ancora di aver accettato il nostro invito, insomma. Sì.
una cosa, inutile, cioè il Gran Premio di ieri verrà ricordato, passerà alla storia, insomma, per l'episodio che è successo. Ormai tutti oggi giustamente parlano di questo episodio, ma tu pensi questo episodio come cambierà il campionato 2017? Sì, hai fatto una bella domanda. In effetti cambierà perché sicuramente non ci saranno più due, diciamo, finti amici, perché non ci credevo comunque nell'amicizia tra Hamilton e Vettel, ma due rivali accanitissimi. Quindi io credo che da qui in avanti saranno veramente delle lotte al coltello, però in realtà Vettel, insomma, secondo me sa molto bene di aver sbagliato, perché Vettel è un pilota intelligente, non è uno stupido, però indubbiamente ha questi blackout preoccupanti, mi ricordano un po' quelli di Schumacher, e che però fanno parte di un grande campione, quindi insomma ha sbagliato, indubbiamente ha sbagliato nella sua reazione, è caduto nella provocazione di Hamilton però effettivamente non ha fatto nessun brake test, l'hanno appurato dalla telemetria, non ha frenato, e quindi apposta, a maggior ragione, anche perché insomma sarebbe stato sciocco pensare di farsi demolire la macchina quando era in testa alla gara. Quindi effettivamente si è fatto prendere così la foga di volerli in qualche modo restituire uno sgarro che lui ha, perlomeno quello che lui ha considerato tale. Però non va bene, perché la dimostrazione che quei tre punti che gli hanno dato di penalità sulla superlicenza è già arrivato a quota 9, e che se arriva a 12 salta un gran premio, ecco, questo è un po' preoccupante. E quindi credo che un pochino la Ferrari una tirata d'orecchie gliela faranno. Secondo te ha preso la lettera quando Hamilton diceva che voleva delle sportellate con Vettel quest'anno? Sicuro, l'ha preso la lettera, hai ragione, l'ha preso la lettera. In effetti era un po' quello che voleva Hamilton, ma Hamilton è un provocatore. Hamilton, me lo ricordo anche con Rosberg, ha sempre usato molto la psicologia, oltre al suo talento naturalmente. E devo dire che è molto forte da questo punto di vista, è tosto anche come nelle sue provocazioni. Ma io so che tu segui tanto anche le MotoGP, a me il contatto di ieri ha ricordato quello, il famoso storico dell'anno scorso tra Valentino e Marquez, cosa dici? Sì, è vero, hai ragione, è vero, in effetti qualcuno l'ha paragonato a quello Eres di Schumacher con Villeneuve, però lo trovo forse ancora più calzante quello, il paragone che hai fatto tu. È stato una cosa di getto, una cosa che comunque si è vista palesemente e che quindi insomma non aveva scusanti, e indubbiamente insomma i commissari, la direzione gara è andata pesante, perché era giusto così. Vorrei sentire anche la sua opinione in merito su una mia valutazione per quanto riguarda proprio il contatto, ma al di là proprio del contatto, che oltre a che scenari futuri vedremo in questo prossimo, da metà campionato in poi. Io penso che, ovviamente, come ha detto lei, e qui tutti siamo stati concordi nel dire che Vettel è caduto nella provocazione, ha pagato la penalità ed è giusto che sia così, però penso che la ruotata che ha inflitto sia stata più un salutare, credo, Hamilton, perché tra i due psicologicamente è quello che ne soffrirà di più quando nei prossimi duelli ci potrebbero essere. In che senso quello che ne soffrirà di più? Hamilton? Penso di sì, ecco, Hamilton. No, io non credo. Io invece direi che Hamilton ha dimostrato una volta di più, secondo me, una grande freddezza, perché alla fine ha lasciato sfogare Vettel nella sua ira, ma lui ha sempre il sorriso stampato, cioè difficilmente riesce a farsi smascherare. Quindi io credo che questo sia il suo punto di forza da qui alla fine dell'anno, alla fine della stagione, e su questo deve lavorare molto invece Vettel, perché Vettel stranamente, pur essendo tedesco, è più istintivo, è più impulsivo e meno reattivo, cioè è meno forte di quello che psicologicamente, di come invece è Hamilton, di quanto lo è Hamilton. Comunque al di là adesso, oltrepassando questo quanto diciamo è successo, sul proseguimento del mondiale
proprio questo duello alla pari, secondo lei, pensa proprio al di là ovviamente degli sviluppi che entrambi le scuderie porteranno, cioè questi step by step che le scuderie affronteranno Gran Premio dopo Gran Premio, prevede che potrebbe esserci un finale al photo finish per il mondiale? Io credo di sì, io credo proprio di sì, perché allora la Ferrari a Baku era veloce in gara, quindi avrebbe potuto anche vincere tranquillamente, anzi, peccato per Raikkonen. Ecco, io avrei punito Bottas, questo sì, perché non è stato bello quello che ha fatto in partenza Raikkonen. Però io al tempo stesso ho visto una Mercedes che ha in 24 ore è riuscita a stravolgere gli assetti e le gomme, e l'usura delle gomme, cioè lo sfruttamento al meglio delle gomme, quindi evidentemente si stanno muovendo molto bene nella direzione giusta. E la Ferrari in qualifica aveva qualche problemino in più rispetto a Mercedes, per cui insomma c'è un bel equilibrio, e io credo che questo equilibrio si manterrà fino alla fine quest'anno. Quindi, come hai detto giustamente tu, sarà un mondiale in photo finish. Benissimo, noi veramente la ringraziamo di cuore per la sua partecipazione, e mi sento di dirle che ormai il numero ce lo siamo segnato, quindi ogni tanto va bene. Ci permetteremo di disturbarla ancora. Ok. Se le farà piacere. Buona serata. Grazie, buona serata. Ciao, salve. Grazie. Benissimo. Un'altra grande ospite a 20.000 giri, bene bene, grazie al nostro Christian che ha sempre meravigliosi contatti. È giusto riconoscerlo. Assolutamente sì. E a parte tutti questi discorsi che stiamo facendo, possiamo dire che comunque è stata una delle gare più avvincenti che abbiamo visto negli ultimi anni, o lo penso solo io? Voi cosa dite? No, vabbè, ma quest'anno, bene o male, per una cosa o per un'altra, ci stiamo abbastanza divertendo, insomma, gare noiose, forse è stata Monte Carlo, ma che per noi ferraristi non è affatto noiosa Monte Carlo per come è stata dominata, però è stata avvincente, con colpi di scena a destra e a sinistra, un po' anche la particolarità del circuito cittadino e poi soprattutto questo asfalto nuovo, è vero, si è scorso l'anno scorso, però è un asfalto molto molto scivoloso e anche la Pirelli ha faticato un pochino a portare queste gomme in temperatura in questo weekend, tanto è vero che si ventilava l'idea di avere anche un cambio di mescole, perché erano un pochettino troppo rigide queste mescole portate a Baku, però ricordiamo che le mescole vengono scelte mesi e mesi prima, insomma, di conseguenza era un po' rischioso arrivare con delle gomme troppo morbide. Però ci siamo divertiti, nel bene e nel male ci siamo divertiti. Assolutamente sì. Dopo quel tipo di circuito lì bisognerebbe allenare meglio gli steward, soprattutto anche per essere molto più reattivi. Insomma, presumo che non riuscire a spostare una monoposto quasi 20 minuti con una safety car che continua a girare, insomma, c'è gente che ha pagato fior di dollari per andare a vedere un Gran Premio, insomma, è uscita 5 volte la safety car. No, qualche volta c'è stato. Si criticava tanto il circuito perché dicevano basta con questi circuiti cittadini, troppi incidenti, però ricordiamo che Monte Carlo è ancora più stretto di Baku e più tortuoso, e l'unica cosa, i commissari, veramente quando c'è un incidente, i commissari di Monte Carlo sono delle schegge, cioè in un batter d'occhio rimuovono ogni detrito e le macchine non le vedi più perché le sollevano. Bisognerebbe veramente istruire i commissari in un certo modo per avere questa efficienza come quella di Monte Carlo, perché veramente non possiamo spendere giri e giri in pista con la safety car, cioè vogliamo vedere lo spettacolo la bagarre in pista. È anche vero che è il secondo circuito più lungo del mondiale, dopo Spa con i suoi 6.000 metri, Spa e 7.000 metri in Belgio, però ovviamente ecco, ci vuole una reattività maggiore, e qui ovviamente è la federazione che in gergo si dice che deve allenare questi commissari, questi stura, a velocizzare le operazioni in pista. Perché è spettacolare quando arrivano nella zona dove attraversano la città vecchia, che passano dietro alla torre, cioè veramente passa lo spazio di una monoposto a pelo, ci passano, e vedere queste monoposto sfrecciare o comunque snodarsi in questi vicoli stretti, sembra quasi di vedere le nostre monoposto sfrecciare per Clusone o via dicendo, cioè da vedere, a me piace parecchio, certo bisogna organizzarlo un pochino meglio. Comunque
e concludendo, tornando ancora sul discorso del duello Lewis Hamilton, no, è vero che l'articolo dice il 2.7 che il leader, vale a dire quello che è davanti, scusa, quello che è dietro la safety car, ha il diritto di scegliere sia le traiettorie e sia la velocità, ma andando all'articolo 4.2 dice anche che chi sta davanti deve anche cercare con le sue traiettorie e col suo modo, diciamo, di guidare una cosa che non crei pericolo, che non crei situazioni di pericolo, una cosa. Tanto è che se volessimo essere, per la verità, non è che c'è da soffermarsi, però se volessi essere sinceri, Hamilton ha violato addirittura, non sul contatto, ha violato due regole ieri dietro la safety car. Se nessuno si sono accorti, andate a rivedere il Gran Premio e poi lo avrete. La prima, non ha mantenuto per ben due volte la distanza dalla safety car. E addirittura, forse probabilmente nel tentativo che stava scaldando le gomme, non si è accorto, questo ancora molto peggio, che di avere quasi affiancato la safety car. Affiancare la safety car vuol dire quasi prendere bandiera nera, perché non lo puoi fare assolutamente. E qui io, tornando a dire, parlando dei famosi Charlie Whiting e delle cose, se sono su che si stanno facendo delle canne, si ritirino. E io penso che adesso con la nuova società del Liberty Media, il signor Charlie Whiting, che ne ha combinate di cotte e di crude, la pianti e si ritiri. Secondo me ha bisogno di una badante. Primo, ha bisogno di una badante perché ha 70 e passa anni, probabilmente o ha il morbo e quant'altro cosa. Ci sono, presumo insomma, ci sono dei commissari e quant'altro, non sono nemmeno vecchi, sono anche ex piloti. Lì sicuramente si è creato un certo discorso di poter coprire quant'altro. Quindi adesso non si tratta più di difendere la Ferrari. Qui si sta parlando di regole. Ci sono le regole e vengano fatte rispettare. Perché adesso a questo punto, io penso che la nuova società Liberty Media prenda dei provvedimenti. Chi non è in grado di poter gestire queste situazioni lasci perdere. Vengono messe sul ponte di comando altre persone. Benissimo, e con il nostro Mario chiudiamo questa prima parte della trasmissione. Ci rivediamo tra due minuti, adesso ci attende la pubblicità. Adesso calmiamo Mario. Esatto, infatti ho visto il nostro Christian. Però rimanete lì perché come rientriamo ci sarà l'angolino della tecnica del nostro Mario, ne sentiremo ancora delle belle. Rimanete lì. Benissimo, rientriamo dalla pausa pubblicitaria ed è il momento dell'angolino della tecnica del nostro Mario. Questa sera ci parlerà di Max Verstappen. Il pilota in forza alla Red Bull, con un claim polemico, per usare un eufemismo, avrebbe dichiarato che da questo 2017 si sarebbe aspettato ben altro dalla Red Bull, più in particolare dal motorista Renault, che a inizio stagione promise che dal Gran Premio di Spagna sarebbe arrivato uno step che avrebbe garantito almeno 30-40 cavalli in più del loro Power Unit. Invece non solo non è arrivato, ma lo step addirittura è stato posticipato dopo la pausa estiva. Max, irritato dalla situazione, avrebbe confidato che nutre delle forti perplessità in ottica 2018 ed è facile la chiave di lettura della sua esternazione. Vale a dire, è vero che il mio contratto in Red Bull è blindato, ma se non ci saranno delle evoluzioni nell'immediato futuro inizierò una serie di consultazioni con altri team in cerca di trovare un altro sedile per il 2018. Benissimo, seconda parte dell'angolino della tecnica del nostro Mario, ci parlerà invece dei circuiti in chiave 2018. La federazione avrebbe già stilato in via ufficiosa il calendario per il 2018, previsti 21 Gran Premi, quest'anno sono 20, rientrano nel circus il Gran Premio di Francia, è dal 2009 che non si correva più, e il Gran Premio di Germania. Un escurso sul circuito di Imola, che parecchi anni fa si disputava il Gran Premio di San Marino. Alcuni commissari qualche giorno fa hanno visitato il circuito e dopo averlo sottoposto alle loro valutazioni lo hanno ritenuto idoneo per un eventuale ritorno in Formula 1, però non è dato sapere quando rientrerà in calendario. Benissimo Mario, grazie per queste anticipazioni in chiave 2018. E al nostro Christian, ma se... L'esito del Gran Premio, già ride Christian, sa già che gli sto facendo una domanda a tranello, ma ce li vedete se, sul podio insieme Hamilton e Vettel, se ieri invece di arrivare, come sono arrivati, fossero arrivati, non so, secondo e terzo, primo e secondo?
Quanta tensione! Si sarebbero ignorati, perché ho visto una scena quando sono scesi dalla macchina, si sono proprio ignorati, uno è andato a destra e uno è andato a sinistra, insomma. Allora, nelle interviste dopo gara ho sentito anche che Hamilton chiedeva una sorta di faccia a faccia con Vettel in privato per chiarire la situazione e per non lasciare strascici, insomma, però probabilmente sì, poi davanti alle telecamere faranno ancora bel viso e cattivo gioco, insomma, però tra di loro qualcosina rimarrà sicuramente. Sicuramente è cambiato qualcosa, questo finto equilibrio che avevano creato sicuramente Mario si è rotto, ma sempre rimanendo in tema, ma perché Bottas nessuna penalità? Ormai è già più di una volta che comunque commette ai danni di Raikkonen, come abbiamo visto anche ieri, perché nessuna penalità nei suoi confronti? No, non ha avuto nessuna penalità e questo ce lo domandiamo tutti. Il suo errore è stato veramente proprio marchiano, perché lo abbiamo visto tutti, è arrivato lungo, è vero che in parte c'è la scusante che è arrivato con tutta la monoposto sul cordolo, ha perso tutto l'anteriore, è andato dritto, è andato a colpire. Ha perso il controllo, quindi? Ha perso il controllo, non aveva più direzionalità l'anteriore, perché è sobbalzato proprio sul cordolo e è andato dritto e ha colpito la cosa. Certo è che, certamente, anche il signor Bottas doveva essere, doveva prendere almeno un dry through, avrebbe dovuto prenderlo, perché la penalità, insomma, è andato a centrare un pilota, un rivale, è andato a centrare un altro pilota e la doveva essere. E gli ha rovinato comunque la gara. Ha rovinato la gara. Beh, insomma, lui ai microfoni si è autodifeso dicendo che tutto normale, è stato un incidente di gara, cosa che lui di solito, quando succede, se fosse stato un incidente al parti in contrario, credo che avrebbe chiesto un intervento divino, non avrebbe chiesto una punizione, non si sarebbe rivolto ancora più in alto. Poi uno si giustifica davanti ai telecromi un incidente di gara. Beh, allora, se è un incidente di gara, non lamentarti quando ti dovrà capitare a te, che è una cosa. E anche gli altri liquideranno, è stato un incidente di gara. Però lui chiede degli interventi. Sicuramente, se capita, chiederanno, non si rivolgerà più neanche a Charlie Wine, lo chiederà ancora più in alto. Ancora più in alto, sempre come più in alto. È scandaloso quando nel team radio Hamilton chiedeva di aumentare Bottas per arrivare a raggiungere Vettel e poi eventualmente superarlo. Allora, queste cose non si dovrebbero neanche sentire, perché comunque ognuno sta facendo la sua gara, quindi, cioè, perché devi penalizzare il tuo compagno per favorire, cioè, sì, e poi diciamo lascia un pochino il tempo che trovano. Si è lamentato del comportamento, che ha detto: non mi aspettavo un comportamento da un 4 volte campione del mondo. Certo è che dico, un 3 volte campione del mondo che va a chiedere, e questo qui non sono delle nostre elucubrazioni, fantasioni, l'abbiamo sentito nei team radio, tant'è che io ho fermato dopo il Gran Premio, sono andato a risentirmelo per capire poi bene. Certo è che chiedere alla squadra di far rallentare il pilota davanti un 3 volte campione del mondo, scusa Sebastian Hamilton. Sei squallido, non puoi chiedere. Allora, che ci possano essere dei codici cifrati per tentare di far capire magari alla squadra una cosa, mi ci può anche star bene, ma così pulito, netto, chiedere addirittura, e per fortuna, dico, e per fortuna che la squadra non l'ha secondato. No, beh, perché assolutamente. È uno squallido. Il gioco di squadra lo accetto, quello di far passare l'avversario, cioè il compagno, per fare i punti. Lo accetto, Hamilton lo farà la Ferrari, lo faranno tutti, lo hanno sempre fatto, anche i detrattori della Ferrari che dicevano quando l'ha fatto Schumacher con Barrichello, adesso lo stanno facendo tutti, dove sono i detrattori della Ferrari? Dove sono? Si nascondono dietro tutti, dicendo, quando vedono queste cose, questa richiesta è squallida, questa richiesta. Assolutamente, Mario. Perché sì, è talmente palese e evidente. Sì. Ecco. Ma più che altro che anche cioè verso se stesso Hamilton comunque tutti abbiamo sentito, esatto, i suoi tifosi, ma chi passeggia, esatto, per lui, chi è contro di lui, per carità, però penso che nella sua immagine abbia perso. Sì, no. Non si può chiedere una cosa del genere. Io quando l'ho sentito mi sono sforzato quasi di aver interpretato male. Ho detto, non ci credo, probabilmente voleva dire qualcosa d'altro, ho interpretato male, ho capito male. Ma no, sono andato dopo la gara a risentirlo, mi spiace dirlo, e non avrei nessun
come potrei dire, se fosse successo, cioè stare a giudicare Vettel, se avrebbe chiesto a Raikkonen, l'avrei detto anche a Vettel, squallido, non puoi chiedere questo. Che poi puoi chiedere alla squadra di sopravvanzare il compagno per fare punti, mi sta bene, ma chiedere questi... Assolutamente, Mario. Disgustoso, questo purtroppo, scusate, ma proprio questo non lo accetto. Penso, mi spiace, che tutti non siano d'accordo. Non è da un Mario. Campione del mondo, non di tre, ma neanche di un semplice campione del mondo. Benissimo, e andiamo a parlare del vincitore. La Red Bull Christian torna a vincere, un po' per fortuna, anzi, forse un po' tanto per fortuna, un po' per merito, un po' la rivincita di Ricciardo. Fortuna tantissima. Tantissima. Comunque, secondo me, se gli dicevano prima alla partenza che avrebbe vinto il Gran Premio, non ci credeva. Insomma, partiva 17esimo, mi sembra, giù di lì. Quindi, cioè, veramente una botta di fortuna incredibile. No, però, vabbè. È stato un Gran Premio, tra virgolette, scombussolato da tutti questi episodi, che questa poi dopo diventa una lotteria. Si è fatto trovare al posto giusto, nel momento giusto, e ne ha saputo approfittare. Quindi è un buon pilota, che simpatizzo per Ricciardo, perché è veramente... vedere il suo sorriso sul podio è tanta roba, e di conseguenza ben per lui, insomma. Che sì. Poi non si è comportato bene, che ha fatto bere a un giovane la sua scarpa. Non si fa bere a un giovane di 19. Mi è dispiaciuto di più per Stroll, perché comunque se lo meritava il secondo posto. Sì, è spiaciuto. È spiaciuto, spiaciuto anche a me, esatto. Proprio in finale. Sì, veramente ha perso peccato. Proprio il secondo posto, bravo, sì, esatto. Ha perso perché proprio comunque il secondo posto. Stroll se lo merita, perché ha avuto una marea di critiche quest'anno, cioè dal primo Gran Premio, e una domenica come quella di ieri se la ricorderà per parecchio tempo, e se la merita, insomma, perché comunque non dimentichiamo che è giovanissimo, deve avere 18 anni o anche lui giù di lì. E quindi essere catapultato in questo mondo di cannibali, come abbiamo visto che è, riuscire a sopravanzare non è facile, e lui ce l'ha fatta egregiamente, ce l'ha fatta, insomma. Esatto, fa ben sperare, dai, questi giovani, assolutamente. Vedremo nei prossimi Gran Premi se mantiene queste aspettative, dai. E passiamo al pit stop del tifoso. Le vostre domande da casa vengono selezionate e poi lette ai nostri ospiti, al curatore della trasmissione. Partiamo subito con una domanda per te, Mario. Un giudizio sul circuito di Baku. Secondo voi è adatto alla Formula 1? Non è troppo stretto, troppo pericoloso per i piloti? Ma è un circuito. Tutti i circuiti sono adatti alla Formula 1. È chiaro, come ne abbiamo parlato prima. Ci sono dei circuiti più belli, circuiti più adatti alla Formula 1, e lì siamo d'accordo, ci mancherebbe altro. Io amo più i circuiti, il circuito vero, il vecchio stile, che si intende proprio il circuito con le vie di fuga e quant'altro, dove allora lì i piloti possono esprimere. Qui invece con queste curve ad angolo retto, a dire la verità, non è che proprio, non amo poi in particolar modo i circuiti cittadini, anche Monte Carlo non è dei miei preferiti, però ho detto, sono tutti, come ho detto prima, ci vorrebbero che sia gli steward, i commissari, fossero allenati a essere più reattivi, sia nel spostare le monoposto, sia per pulire i detriti e quant'altro, essere più organizzati. Certo è che qui, è chiaro, non li puoi far crescere, specializzarli e cercare di farli rendere più reattivi e quant'altro, è una cultura che pian piano li devi insegnare, pertanto ci vorrebbe che dietro la federazione portasse tipo uno skeleton team degli altri persone, degli altri circuiti, che insegnassero loro questa reattività, questa velocità. Quanto è importante. Quanto è importante. Tutti i circuiti sono, ma ci può essere quello meno bello, quello più, per carità, poi è una questione di essere soggettivo. Io questi in particolare, i cittadini, a me personalmente non piacciono, però per carità, per questioni di punti di vista ci mancherebbe altro. Assolutamente sì. Per il nostro Christian, si parla già di una riconferma Raikkonen? Secondo me è ancora un po' presto per definirlo, insomma, perché comunque ha ancora troppi alti e bassi, insomma. Cioè, è vero che è anche particolarmente sfortunato, perché non riesce, tra virgolette, a avere una gara normale da riuscire a gestire dall'inizio alla fine. Meno male gli succede sempre qualcosa. Anche ieri, dopo il contatto alla partenza, cioè la sua gara era compromessa, insomma. Poi è vero. Anche Vettel in Canada ha avuto la gara compromessa, però ha recuperato dall'ultimo posto, è arrivato al quarto.
Raikkonen manca un pochino questa grinta, sembra quasi che una volta che finché va tutto bene, ok in gara, ma quando gli capita qualcosa, ok, si lascia un pochino andare, non riesca più a reagire a quello che gli è avvenuto e quindi dice arriviamo in fondo così com'è, pace, insomma, quindi diciamo io sponsorizzo un pochino il cambiamento. Un cambiamento, insomma, perché comunque Raikkonen è veloce, è bravo, ok, però forse un qualcuno di più giovane da far crescere, da puntare a farlo diventare un campione del mondo, secondo me si può fare. Benissimo, grazie Christian. Mario, in finale una domanda molto particolare per te. Adesso qui ti voglio. Mario, spiegaci un po' cosa vuol dire Oil Combustion Engine, di cui continuiamo a sentir parlare. Insomma, ne sai più che una del diavolo, più di due del diavolo. Assolutamente, è la tua presenza, Mario, dove bisogna tenersi aggiornati qui. Dove sei andata a scovarla questa, insomma, sempre per mettermi in difficoltà. Assolutamente, poi in chiusura, guarda, Mario. Esatto. Quando ormai comincio a perdere i conti in chiusura. Ma insomma sarebbe una delazione della Red Bull che secondo loro i motoristi all'inizio, le prime stagioni, l'aveva solo questo sistema, l'aveva solo la Mercedes, ma sembra che dall'anno scorso ce l'ha anche la Ferrari. È un sistema che permette di immettere nelle camere di combustione degli oli specifici per innalzare le performance del monoposto, che in pratica non sarebbe nient'altro che questo famoso Magic One, che non è il pilota che lo usa, ma sono poi nel remote garage dove ci sono gli ingegneri, sono loro, come ad esempio vediamo che la Mercedes, ad esempio nei loro giri di qualifica riescono, non è né Hamilton né Bottas che schiacciano, quello loro ce l'hanno per 13 secondi al giro, hanno un pulsantino quello, ed è un altro, quello è un performance, è un altro. Questi sono, innalzo proprio le performance all'interno, sono gli ingegneri che possono lavorare con la telemetria e innalzo le performance. Però a quanto pare, e ci sto lavorando con un ingegnere per mi sta cercando di far capire che non sarebbe solo quello, ma che ci sarebbe anche un altro sistema ed è probabile che nelle prossime due o tre puntate possa venire a sapere che sia Ferrari e Mercedes che usino anche un altro sistema. Qualcosa mi ha già accennato, sto cercando di approfondire con questo ingegnere e penso che tra due o tre Gran Premi saprò ufficialmente. Per ora non mi posso esporre. Un po' di suspense per le prossime. Assolutamente. Non mi posso esporre perché devo essere sicuro di quanto dico. Pertanto, ecco, anche lui ci sta lavorando e ci sta cercando di capire, mi ha accennato qualcosa, quando saprò qualcosa di ufficiali ne parlerò. Benissimo, grazie Mario per queste anticipazioni, quindi naturalmente da casa siete obbligati a seguirci, mi raccomando. Siamo proprio in chiusura, al nostro Christian il compito di descriverci il prossimo Gran Premio. Prossimo Gran Premio andiamo in Austria, e l'appuntamento è non per domenica questa ma tra due, il 9 di luglio, un circuito sull'A1 Ring, diciamo un circuito quasi di proprietà del team Red Bull, è un circuito molto corto però è molto tortuoso e ha curvoni stretti, veloci, è un circuito da abbastanza alto carico aerodinamico e è corto perché come dicevo prima si gira intorno all'un minuto, 1 minuto e 10, 1 minuto e 9 e di conseguenza veramente ne vedremo veramente di cotte e di crude, anche perché è un circuito che sulla carta potrebbe adattarsi un pelino meglio alle caratteristiche della Ferrari, quindi speriamo di essere qui con voi il 10 di luglio a gioire con voi, esatto. Benissimo, quindi ringraziamo dalla regia Felix Damiani, ringraziamo il nostro Christian Bertasa e naturalmente il curatore della trasmissione, il nostro Mario Zucchelli. E speriamo che i due bad boys non si prendano ancora sportellate. A sportellate. Benissimo, per quanto mi riguarda è davvero tutto, vi ringrazio per averci seguiti, appuntamento al 10 di luglio, una buona serata. Forza Ferrari, vai, continuiamo così. Grazie.